Sappiamo tutti che Expo 2015 dovrà essere per l'Italia, per tutto il paese, non solo per Milano, una vetrina straordinaria. E sappiamo anche che Expo è stata venduta anche a noi italiani come una straordinaria occasione di occupazione aggiuntiva. Si dice, a partire ovviamente dalle infrastrutture, la costruzione dei padiglioni, ma poi anche tutto l'indotto che questa grande manifestazione dovrà creare, creerà occupazione. Però c'è un problema. Che cosa ne sarà di questa occupazione quando sarà terminato il semestre della grande esposizione universale? Saranno tutti posti a perdere o resterà qualcosa per il tessuto del territorio e per tutte le imprese che hanno gravitato attorno a questa grande manifestazione? Insomma, il dopo Expo, sotto il profilo occupazionale, come si presenta? Ebbene, naturalmente questa è una domanda che si sono posti gli organizzatori, si sono poste le autorità pubbliche e in particolare le istituzioni territoriali, ma si sono posti anche e soprattutto le parti sociali, cioè il tessuto produttivo vero, le imprese, quindi i sindacati dall'altra parte, i lavoratori. Che cosa si è pensato di fare? Beh, un risultato molto recente è la firma di un cosiddetto avviso comune proprio sull'evento Expo. La firma è di appunto le associazioni imprenditoriali, le associazioni sindacali cittadine e della Regione Lombardia. Un avviso comune che in realtà non è un impegno preciso contrattuale, ma che detta delle linee importanti per progettare il lavoro attorno ad Expo. Quali sono queste linee? Innanzitutto, privilegiare forme contrattuali regolari, ovviamente, siano forme contrattuali a tempo determinato, ma con prospettiva di stabilizzazione. Investire in termini di formazione. In questo, tra l'altro, mettendo risorse a disposizione anche da parte di Garanzia Giovani, creare delle professionalità che poi possano essere rivendute in giro sul mercato nazionale, magari chissà anche sul mercato internazionale. E poi investire ancora in nuove opere che restino, quindi edificare, creare attività commerciali, creare attività imprenditoriali che non siano semplicemente legate all'evento, ma che siano stabilmente presenti sul territorio. Una cosa molto importante, io credo, di questo avviso comune è stata l'idea di estendere tutte le misure a sostegno dell'occupazione anche a lavoratori che non siano subordinati, cioè i famosi co.co.pro, per esempio, o le partite IVA. Per la prima volta, infatti, si doteranno degli strumenti di formazione, quindi la dote proprio di economica destinata ai corsi di formazione e gli ammortizzatori sociali anche a questi lavoratori che non sono lavoratori subordinati, tipicamente lavoratori che evidentemente ruotano attorno al mondo della comunicazione. Bene, insomma, noi ci auspichiamo che questo evento Expo sia un evento che guarda al di là della sua fine e che ci guardi soprattutto con un occhio all'occupazione.